Allora, questa qui è la tabella economico-finanziaria del progetto e prevede chiaramente, allora, il risultato di gestione attuale è un pochino, diciamo così, sbilanciato, cioè rispetto, adesso vi aumento la visibilità. Allora, in questo momento, rispetto a quelle che sono le previsioni di spesa, abbiamo un disavanzo perché praticamente non sappiamo come andranno diciamo, queste iniziative di autofinanziamento. Se saranno positive, chiaramente questo gap si ridurrà, altrimenti insomma, dovremo trovare il modo per in qualche modo sopperire. Inizialmente la campagna, quando è emersa, aveva un budget di circa 7.200 euro, che già è diventato un pochino sostanzioso. Noi pensiamo di poterla chiudere tra gli 8.500 e i 9.000 euro, perché queste uscite qualcosa dovremo sicuramente ridurre, a meno che tramite delle forme di autosostegno, di autotassazione oppure di stimolo di in qualche modo devoluzioni da parte di soggetti giuridici o personali non si riesca ad ottenere dell'altro. Allora, volevo farvi vedere che noi abbiamo fatto delle valutazioni su quelle che sono le voci di entrata. Allora, abbiamo detto, ci siamo insomma guardati in faccia. Il coordinamento ha deciso un'autotassazione per ciascuno dei membri che partecipano al coordinamento e queste qui chiaramente sono delle voci previste, dopo ciascuno, no, in coscienza potrà dare di più o di meno. Il candidato sindaco ha già detto che si esporrà con una cifra personale, ma la cosa più interessante forse è vedere che sono già entrate due donazioni, di cui una assolutamente molto rilevante. E anche l'altra da parte di una persona che non è presente, ma che penso sia importante, no, citare. Poi c'è un donatore che ha dato 1.000 euro, è un amico, è un sostenitore, lo conosciamo perché non è nuovo questo tipo di sostegni, e quindi insomma la domanda ha risposto, è risposto subito, è risposto in maniera assolutamente corale. Ora, per esempio, noi da questo budget, dalla giornata di oggi ci aspettiamo che il pranzo possa in qualche modo finanziare la campagna elettorale, quindi in modo molto trasparente chi ha dato la propria prenotazione, ha pagato il pranzo, sa già che contribuirà a coperte le spese per circa 800 euro. Quindi, ecco, se la cena del 28, qui ancora c'è scritto 21, se la cena del 28, avendo disponibilità di posti maggiore perché è più grande a Germontari, ci consentisse di avere insomma più persone e quindi di avere un introito maggiore, ecco, questo è quanto riusciremmo ad introitare. Ad oggi abbiamo questo e nelle iniziative che andremo a fare vogliamo raggiungere questo 8.300 euro, che non sono campate per aria, l'avete viste come sono costruite, non sono cose, le altre iniziative hanno diciamo, una cosa molto ridotta. La previsione di uscita, che forse è quella che adesso interessa di più. Allora, la previsione di uscita chiaramente ha delle voci che sono soggette a IVA, che per noi è un costo perché non siamo un soggetto giuridico che commercia, quindi il comitato elettorale ha un costo nell'IVA, e ci sono state delle spese per la costituzione del comitato elettorale che sono ineludibili perché comunque un soggetto giuridico andava registrato. Poi ci sono tre rimborsi spesa per delle professionalità che aiuteranno, diciamo, l'aspetto della comunicazione, quindi c'è un ragazzo che fa i video, c'è una persona che ha il ruolo di addetto stampa, c'è il grafico che avete visto, ha già lavorato tantissimo anche sui social, abbiamo fatto delle magliette, quindi insomma stiamo lavorando e quindi queste persone che non lo fanno assolutamente come lavoro, abbiamo pensato di riconoscergli veramente una cifra minima, ma già questo qui diciamo, è più che pagato quello per il lavoro che hanno fatto. Poi, come vedevate nello schema che io stavo scrivendo, ci sono i costi per la sede, quindi il canone di affitto, che abbiamo già detto essere di 1.800 euro,
le utenze, gli allacci che abbiamo già indicato con... Eccolo, lui è il nostro videomaker. Stavi parlando quando parlavamo di delle gratuità che diciamo di, decidiamo di devolverti. I soldi che te damo. Esatto. Poi c'è l'agenzia di mediazione che chiaramente non si può fare a meno. Ecco, dov'è che potremmo andare a risparmiare? Potremmo risparmiare su queste voci che comunque noi le abbiamo previste, tipo se c'è nella sede... Se c'è nella sede la necessità di fare dei piccoli interventi, si parlava, no, di eventuali sistemazioni, poi fare il buffet dell'inaugurazione. È chiaro che se queste cose vengono spontaneamente da noi, no, dall'assemblea, non sono costi per la lista, li sopporta ciascuno di noi, però un minimo. Poi la promozione degli eventi sui social, abbiamo stanziato una cifra di 500 euro perché sono lo strumento che avete visto essere anche nelle politiche lo strumento più utilizzato per comunicare eventi, contenuti, per avvicinare le persone, per dialogare. Adesso può essere discutibile, però effettivamente essendo una lista molto giovane, con un protagonista giovane, un candidato sindaco giovane, chiaramente l'utilizzo dei social è assolutamente, diciamo, adeguato anche per promuovere la lista. Perlomeno questa è la proposta del coordinamento, dopo ne parliamo. Poi ci sono la produzione dei manifesti, ma anche l'affissione dei manifesti. E tra i manifesti abbiamo parlato a lungo, ma poi abbiamo valutato essere comunque importante, abbiamo deciso di fare un manifesto 6x3 che di fronte alla città è praticamente nulla, però mettendolo in un posto strategico come quello di Tavernelle, quindi l'entrata da sud della città, si è pensato potesse essere comunque utile. È chiaro che non basta, ce ne vorrebbero 6, però vabbè. Di più non possiamo. Poi un'altra cifra riguarda la volontà di realizzare un libretto da consegnare personalmente a ciascun elettore, diciamo così, fidelizzato, dove si indichi con precisione il programma. Cioè, siccome il programma non può essere banalizzato, semplificato e svilito in un volantino, no? Perché noi volantini possiamo mettere delle parole chiave, ma chiaramente non ci può andare il programma, per dare dignità al lavoro che abbiamo fatto nei tavoli, anche per noi, a promemoria di ciò che andiamo a contrattare con la città, abbiamo pensato di realizzare questi libretti. Questi libretti hanno, diciamo, una propria dignità, ma hanno anche un costo. 3.000 libretti costano 1.000 euro e 220 l'IVA. Poi andiamo avanti. Abbiamo realizzato, questo l'abbiamo già fatto, ma non sono ancora pronte, ma saranno pronte per mercoledì, delle maglie, perché anche questo è sempre più come comunicazione per i giovani. Con il logo, saranno delle maglie bianche e nere, ognuno insomma potrà comprarle nelle occasioni che noi avremo. Poi ci sono i costi della giornata di oggi, che sono questi che vedete. Poi c'è una previsione dei costi della cena del 28 e poi c'è un minimo di budget per le iniziative pubbliche che andremo a fare nei quartieri, che però come vedete sono budget irrisori, perché 15 iniziative pubbliche a 500 euro si parla semplicemente, insomma, di poca roba, insomma, davvero poche cose. Poi abbiamo riservato, diciamo, una cosa a sé per l'iniziativa Se la vorremmo fare del 25 aprile e del 1 di maggio e un minimo di budget per la chiusura finale che dovrebbe essere questa giornata di festa. Complessivamente il costo, se vedete, è di 9.158 euro IVA compresa, che stona rispetto alle entrate previste che sono 8.303, quindi sicuramente dovremo togliere qualcosa dalle uscite previste oppure trovare insieme il modo per incrementare le entrate. Questa è la campagna con l'insieme delle iniziative. Ora non abbiamo parlato di poi dei delegati territoriali presso i quartieri, eccetera. L'ultima cosa che volevo farvi vedere è questa, se ci riesco, perché non ricordo dove l'avevo messo. Non mi ricordo dove l'avevo messo.
Comunque volevo farvi vedere l'elenco dei quartieri, perché sono venuti fuori 30 aree cittadine, quindi il lavoro da fare è veramente tanto, perché effettivamente no, si può essere presenti in tanti luoghi, e quello chiaramente va fatto a costo zero. La presentazione, se Francesco, gli altri portavoce e il coordinamento non vogliono aggiungere niente, sarebbe terminata. È chiaro che dietro ogni scelta c'è stata una discussione, c'è chi era a favore, c'è chi era contro, cioè si è fatta chiaramente una mediazione su quello che poteva essere l'equilibrio migliore. Adesso, se ci sono gli interventi, c'è Edoardo che si propone. E gli altri che vogliono intervenire, scusa, ditelo. Sul punto, no? Aspetta, vuoi intervenire? No, soltanto sul punto del bilancio. Sì. Forse manca una voce, nel senso le spese relative ai candidati. Cioè, ognuno per sé, quindi eventuali santini, queste cose più, ognuno sa. Non abbiamo le risorse perché preferiamo fare le cose collettive. No, era per grafico e fotografo a disposizione. Quindi non c'è nemmeno un volantino che racchiude tutte le sì, candidate. No, i volantini l'ho fatto vedere. Il volantino l'ho fatto vedere. Il libretto, ci sono tutti i candidati. Ah, i candidati? Sì. Sì, e anche qui nei manifesti, sì. No? Il manifesto quello grande no, però nei volantini che abbiamo previsto c'è anche il volantino dei candidati. No, poi non dico più niente, ma poi dopo ognuno che se le fa in proprio queste cose, ognuno con la sua grafica diversa. No, tutti uguali. Si può anche utilizzare il comitato per fatturare questa cosa, però ognuno la risorsa, okay. Bisogna che la trovi in proprio, perché l'importante è che ci sia 32 candidati. Metteteci anche le modalità anche come si vota la scheda. Direi che su questo punto magari ci possiamo tornare un'altra volta, ma è chiaro che le spese che affrontano i singoli candidati non saranno rendicontate dal comitato, insomma, no? Quindi ciascuno poi, come prevede la legge, si dovrà fare la sua rendicontazione e presentarla. Sono tanto serie, a dopo la campagna elettorale. Allora Edoardo, poi chi si prenota per interventi successivi? Loretta, poi c'è qualcun altro che vuole intervenire? Intanto grazie per le proposte, perché ci mettete in condizione di fare una discussione serrata e articolata. Allora, la premessa è che per quanto mi riguarda io mi metto, diciamo, completamente a disposizione per la campagna elettorale, quasi a tempo pieno, oppure a semi tempo pieno, e quindi anche a presenziare le sedi elettorali, oltre che per tutto il resto. No, ma io sono una persona sincera, se lo dico lo dico. Allora, quindi diciamo, mi metto a disposizione, diciamo, se si farà una specie di coordinamento elettorale che integra il comitato già in campo, io sono a disposizione, eccetera. E prendo lo spunto da questo per dire che, e mi riallaccio alla questione delle sedi, secondo me almeno la sede vecchia impostazione, almeno la sede, la sezione, perlomeno al piano, secondo me, magari nei termini che diceva l'avvocato prima, cioè almeno un mese, sarebbe importante, anche di più, ma dopo c'è il problema del finanziamento, ma almeno al piano, almeno per un mese, io penso che sarebbe assolutamente necessario. Quindi uno sforzo da questo punto di vista bisognerebbe farlo sul piano finanziario, perché al piano transitano anche pedoni, non solo macchine, di tanti quartieri ad Ancona, forse più del Porto Mazzini, forse più del Porto Mazzini. Quindi secondo me quella, diciamo, a quella presenza strategica è decisiva. Quindi farei uno sforzo, qui si parlava di 500 euro al mese, qualcuno parlava di 500 euro al mese, secondo me
questo sforzo bisogna farlo. Al limite, faccio una, così se proprio non ce la facciamo dal punto di vista finanziario, al limite si potrebbe fare diciamo, il contratto concorso Mazzini, che secondo me va mantenuto per una serie di elementi che sono stati detti, al limite evitando di pagare, se possibile, dipende dal proprietario, la parte restante del ballottaggio, perché se proprio dovessimo essere costretti, non ci abbiamo i soldi eccetera, i 15 giorni del ballottaggio potremmo fare a meno, perché al limite ci potremmo ricoverare da un'altra parte. Già non li paghiamo. Ah, se non li paghiamo, allora diciamo almeno un mese abbiamo. Quindi diciamo io penso che sia assolutamente necessario. Io per esempio sarei a disposizione per l'apertura di quella sede anche la mattina, il pomeriggio, eccetera. E vabbè, questo l'ho detto. Per quanto riguarda le assemblee nei quartieri, io che sto di casa, quartiere Scrima, tra le Nuove e Posatora, adesso vedremo se con la parrocchia o col circolo operaio o con qualche altra sede l'intorno di quel quartiere mi posso fare assieme ad altri compagni organizzatore di questa assemblea, proprio per radicare in maniera molto, ci sei anche te che sei parte del mio quartiere, e una volta tutt'oggi una volta, infatti, perché mi allaccio alla sua cosa di quartiere. C'è un collega della regione che lavora con gli handicappati giù alla Cupa, che ha detto che è possibile prendere quell'area. E adesso? Centro sociale, sì, però per la gente un po' più normale, oltre al centro sociale, scherzo, una battuta. Va bene, ok. Però sai, il centro sociale, la gente dei quartieri non ce va. Vabbè, scherzo adesso. Va bene il centro sociale, ma va bene anche qualche altra possibilità del quartiere. Poi, ecco, lo dico, mi metto a disposizione, non so se sono state pensate, anche questo quartiere era stato pensato nell'elenco. Sì, quartiere. Ok, a posto. Propongo che dal punto di vista finanziario, quindi anche, propongo la realizzazione di una festa di primo di maggio, possibilmente a Pietra la Croce, al Forte Altavilla o da qualche altra parte. In passato, in qualche occasione l'abbiamo pensata. Secondo me, il primo maggio tanta gente non sa cosa fare. Se noi proponessimo una cosa del genere, intanto per noi, per passare una giornata, lo si può estendere ad Ancona, e se io penso a Pietra la Croce, ma potrebbe essere un'altra parte, e anche quella potrebbe essere una possibilità di introitare 1.000 euro, adesso non lo so, la butto lì. Quindi secondo me il primo maggio va realizzata la festa dell'altra idea di città. Per quanto riguarda l'elenco invece delle iniziative che non sono state, diciamo, tematizzate, quindi sarà un problema di eventuale sviluppo della proposta, io proporrei tra le iniziative, però immagino che siano iniziative, diciamo, nei quartieri oppure tematiche, non lo so. Tra le cose però da realizzarsi, gli incontri oppure iniziative tematiche rivolte in particolare ad alcuni settori professionali, economico-sociali, perché ho l'impressione che la proposta sia un po' tagliata, anche se non è stato detto, o nei quartieri oppure, diciamo, su iniziative di carattere ambientale, sociale, culturale, immagino che va bene. Noi abbiamo però la necessità, credo, di sviluppare la nostra iniziativa nei confronti di alcuni settori professionali. Ovviamente penso che altre organizzazioni politiche, liste, faranno il loro mestiere e tenteranno di sfondare, per noi sarà forse un po' più difficile, però noi ci dobbiamo provare lo stesso, e quindi penso al settore dell'artigianato. Ok, quindi diciamo questa è la cosa che volevo dire. L'ultima proprio riguarda invece la comunicazione. Non ho visto nell'elenco la realizzazione di un volantone, io lo chiamo così in termini tradizionali, dei 40-50 mila copie, che possa essere messo a disposizione delle sedi e per la nostra attività militante di distribuzione nei quartieri. Quella è una roba che non ho visto, probabilmente è stata una dimenticanza, ma almeno per me che sono tradizionale è un pezzo decisivo. Elettorato di riferimento, Edoardo e Tavarnelle. Allora, adesso c'è Loretta Boni. Chiamiamo
Antoine. Esatto. Dunque, devo dire che molte delle cose, diciamo, che volevo dire in parte le ha accennate Edoardo. Prima questione, allora, sulla sede. Io credo che noi dobbiamo valutare, l'assemblea deve valutare rispetto alle possibilità finanziarie che abbiamo, e il bilancio è quello, diciamo, la possibilità di, se c'è una possibilità di avere più sedi, perché questa, come avete visto, questa di Corso Mazzini ci tira via, diciamo, un bel po' di risorse. Però quello che è venuto dall'assemblea anche stamattina, e cioè che è importante per altra idea di città una presenza nei quartieri, quindi tenere conto di questa opzione politica che è la nostra centrale, e vedere se è possibile che questa opzione sia compatibile, diciamo, con questa comunque di prendere ugualmente la sede in centro. Ecco. Noi dobbiamo ragionare su questo, perché, come diceva Katia prima, la nostra forza è anche che siamo un movimento che si autofinanzia completamente. Quindi, come diceva Rubini, non abbiamo padroni, e di conseguenza deve arrivare tutto dalle nostre forze, tranne ovviamente quelli che hanno già contribuito. E se valutiamo questo, cioè se questa cosa della sede del 2300 euro alla fine 2100 diventa per noi un capestro, o se riusciamo comunque a valutiamo questo come assemblea, è molto importante che dall'assemblea arrivi questa indicazione, perché poi si tratta per il comitato elettorale, come diceva Livia prima, domani o dopodomani eventualmente di andare a fare un contratto. Quindi valutiamo bene questo aspetto. Ritengo anch'io importante che noi abbiamo una presenza nei quartieri, perché questi sono appunto i nostri riferimenti principali e la nostra campagna elettorale principale. Valutiamo questo, quindi. La seconda cosa è la questione delle iniziative. Ci tengo anch'io, ma l'ha detto Edoardo, che noi si prepari una cosa carina, una presenza importante per il 25 aprile, una presenza, diciamo, strutturata per... ed è il primo maggio, 25 aprile e primo maggio, entrambe le cose. Volevo anche dire che c'è una iniziativa che riguarda, adesso non me la sto a raccontare tutta, però perché c'è poco tempo, ma c'è un flash mob che riguarda la questione delle trivelle, che è una cosa molto importante. C'è un movimento che è nato tanto tempo fa e che adesso ritorna di nuovo, diciamo, diventa di nuovo pericoloso, perché praticamente c'è una sentenza che ha detto che queste, introspezioni davanti al mare nostro potranno essere comunque fatte. Quindi questa cosa qua, che è importante sia per la questione dell'ambiente che per la questione della nostra presenza in città, quindi io penso che altre idee di città si può partecipare, quindi è l'8 aprile questo, quindi si può inserire come iniziativa eventualmente, se lo decidiamo. Sì. Io, perché qui ho inserito solamente quelle che sono proposte da noi, dove andiamo, ok, però io lo dico, c'è, insomma, c'è anche questa, volendo, esatto, volendo si può inserire. Sulla questione del volantone, allora, c'è questo libricino che noi vogliamo fare, che è un libricino che però è 3.000 copie, è dato semplicemente, diciamo, in maniera mirata, però ce n'è anche un altro in preparazione che è tipo, diciamo, probabilmente più grosso di questo, è un volantone, tipo un volantone più grande di questo, con dei punti programmatici, che anche questo stiamo preparando, o perlomeno era delle nostre intenzioni. Però siccome là in effetti ha ragione, non c'era scritto, però è assolutamente necessario, perché questo è solo il primo, non è esaustivo, e ce ne sono fra l'altro rimaste non tantissime copie, quindi comunque sono da rifare. Per tutto il resto voglio dire questo: sarà una campagna elettorale che andrà nei quartieri. La costruzione delle assemblee nei quartieri non può prescindere
dalla partecipazione di ciascuno di noi, nel senso che ognuno deve essere un po' referente nel proprio quartiere, altrimenti l'assemblea non riesce nel quartiere. Cioè non è pensabile che arriva uno, si piazza senza conoscere e poi decide che insomma raggruppa qualcuno. Anche perché questo è visto proprio dagli abitanti del quartiere come un corpo estraneo e quindi sarebbe, diciamo così, quasi controproducente. Quindi laddove siamo presenti, costruire una presenza di un certo tipo non è semplicissimo, guardate, non è una cosa semplice che si dice la facciamo, domani siamo là. Non è così, va pensata e costruita anche questa. Quindi anche su questo qualche spunto, qualche riferimento sui quartieri dateceli subito già da oggi. Edoardo diceva per il suo quartiere, io e Silvia possiamo ragionare sul quartiere Archi, che diciamo così la discussione diciamo, è già iniziata da diverso tempo, però penso, ho chiuso, però penso che ci sia bisogno di qualche altro referente perché poi cominciamo a costruire le assemblee davvero. Allora, adesso c'è Francesco Rubini. Allora, sulle questioni tecniche, secondo me la sede in Corso Mazzini è assolutamente decisiva perché avere un punto fisso nel pieno centro della città che ci permette di avere un contatto con le persone è decisivo. E rispetto alla questione del bilancio, io credo che noi dobbiamo utilizzare quel bilancio che magari visto così può anche fare paura anche come strumento di responsabilizzazione reciproca, cioè questa è un'impresa collettiva, io sarò anche duro ma è evidente che chiedo a voi e a tanti altri e lo chiederò ai candidati in consiglio comunale che la campagna elettorale non può significare presenziare e basta, cioè prendere un impegno comune rispetto a un percorso collettivo come il nostro significa starci con la testa, con le energie e anche ovviamente ognuno a seconda di quello che può, come diceva qualcuno di molto più importante di me, economicamente, cioè è evidente che se noi ci assumiamo un impegno collettivo significa anche che ci assumiamo la responsabilità di onorare le scelte economiche che facciamo, quindi quel bilancio è sicuramente un bilancio importante, ma io penso che se noi lavoriamo, ci allarghiamo e costruiamo reti, siamo tranquillamente nelle condizioni di sostenere quel bilancio, che faccio presente, credo sarà tendenzialmente un terzo o anche un quarto di alcuni dei nostri competitor, quindi stiamo veramente parlando del minimo necessario per provare a giocarcela, se no altrimenti diciamo facciamo i volantini in bianco e nero, qualche iniziativa, ma non è questo il senso della nostra iniziativa, no? Abbiamo detto che puntiamo in alto, dobbiamo anche assumerci le relative responsabilità economiche ed impegno perché altrimenti non ce la facciamo. Una cosa importantissima, usciamo oggi da qui con i referenti territoriali, perché dei quartieri ci servono persone, poi magari molti speriamo siano anche candidati, che si prendono a cuore e la responsabilità di mettere in campo iniziative sui propri quartieri. Un'assemblea sicuramente, ma presenza fissa, divulgazione del materiale. Questo è decisivo, quindi per favore ragionateci e dateci le vostre disponibilità alla fine di questa assemblea. Io adesso volevo dire due parole abbastanza brevi ma decisive rispetto secondo me all'approccio che noi dovremmo avere nei prossimi mesi. Intanto io credo che questi giorni siano decisivi per ognuno di noi per dire alla città che di fronte a schieramenti che tendenzialmente stanno tutti attendendo decisioni fuori dalla politica locale, e parlo e mi riferisco tanto al centrodestra che continua a non avere un candidato sindaco perché a Roma nelle stanze dei palazzi romani devono ancora decidere chi sarà il candidato sindaco di Ancona, e mi riferisco tanto al Movimento 5 Stelle che come potete vedere non fa campagna elettorale perché il signor Di Maio e il signor Casaleggio non stanno certificando la candidatura a sindaco del Movimento 5 Stelle, cioè stiamo parlando di un movimento che propaganda la democrazia dal basso e poi si fa decidere la candidatura a sindaco sul territorio, sul comune di Ancona, da una struttura terza che vive e frequenta altri palazzi romani. Rispetto a questo quadro politico, noi siamo gli unici che siamo partiti da soli in autonomia, abbiamo costruito un percorso partecipato, facciamo assemblee di questo tipo dove tutte le decisioni vengono prese,
stiamo sul territorio, abbiamo iniziato la campagna elettorale, quindi io vi chiedo veramente, in queste prime settimane saranno decisive per noi, perché ci siamo noi e la Mancinelli, tutti gli altri non ci sono ancora, abbiamo una strada bella larga davanti per poter portare i nostri contenuti, le nostre tematiche, quindi stiamoci tutti con la forza e la convinzione, perché davvero, se il quadro politico rimane questo, con le caratteristiche che vi dicevo, noi abbiamo la possibilità di costruire consenso ed andare ad aggredire elettorati di altre forze, perché siamo davvero l'unica forza civica, politica ed autonoma che basa la sua esistenza totalmente sul metodo assembleare e davvero di democrazia diretta. Non dobbiamo rendere conto a nessuno, come ho detto in questi giorni sia ai giornali che anche ieri ai TV, non abbiamo padroni, consorterie o mangiatoie da alimentare, e quindi su questo punto noi dobbiamo spingere, dobbiamo dire anche nei confronti degli amici del Movimento 5 Stelle, che sono sicuramente uno degli elettorati che più di tutti noi dobbiamo andare ad aggredire, dobbiamo dire a queste persone: guardate che gli unici che in questa città stanno praticando democrazia e decisioni davvero dal basso siamo solo noi. Questo è un dato di fatto, non ce lo inventiamo, basta leggere i giornali, e su questo spingiamo. Rispetto ai contenuti programmatici, io credo che noi dobbiamo avere una linea abbastanza chiara, che è quella di provare a far ragionare le persone che questa città ha bisogno appunto di un altro progetto, ma che soprattutto questa città deve uscire dal tranello dell'ordinaria amministrazione. La Mancinelli è chiaro quello che dirà. Dirà: io ho asfaltato le strade, io ho tolto la neve dalle vostre case, e quindi produrrà una campagna elettorale, una litania tutta basata sull'ordinaria amministrazione. Noi non dovremo costruire una campagna d'attacco su questo. Bene, hai fatto le strade, è un paese civile, è una delle cose che dovrebbero fare tutte le amministrazioni di un paese civile, hai tolto la neve, bene. Noi vogliamo andare oltre, noi vorremmo costruire un programma, quindi progetti a lungo termine, su temi strategici. Proviamo a far ragionare le persone, perché se ci mettiamo sulla battaglia spicciola delle buche e di queste cose, c'è gente che lo fa meglio di noi, e credo che non sia l'obiettivo di un'altra città. Quindi questo è importante, facciamo la cosa. Bravo sindaco! Allora, l'avevo fatto parlare perché è stato dato fuori dall'ordine del giorno. Non solo, ha dato anche fuori dei tempi consentiti. I preventivi per il passaggio televisivo. Non ci sono, non sono stati previsti. Né radiofonici né televisivi. Il problema Sergio dice: mancano i preventivi per i passaggi televisivi, radiofonici. Il problema è che abbiamo fatto delle scelte, e quindi siccome volevamo contenere il budget al di sotto dei 10.000 euro, quello non c'entrava. Quindi però o ci porti, o qualcuno ci porta, oltre alla proposta, alla copertura finanziaria, o se no in questo momento non sono contemplabili, perché dovremmo rinunciare alle attività territoriali, a meno che non rinunciamo alla sede. Allora, Valerio Cuccaroni. Buonasera. Sì, buonasera. Buongiorno. Allora, io faccio un breve intervento sulla comunicazione, visto che sono stati fatti degli interventi e richiesti dei chiarimenti. Allora, per quanto riguarda il libretto, si tratterà di un piccolo libretto come quello che danno d'estate alla Zabaretto o per i festival, dove saranno contenute delle schede, una per pagina, dei candidati al Consiglio Comunale. Ci sarà il programma e quindi sarà uno strumento per diffondere capillarmente le candidature e il programma. Ovviamente, se crescono le risorse, potremo stampare più libretti. L'invito che è stato fatto a più riprese, ma forse non esplicitato, è che già da oggi gli aderenti all'assemblea
versino almeno 20 euro a testa, in modo da poter aumentare il nostro budget. Ora, un libretto è una novità, non mi sembra che siano stati fatti nelle precedenti amministrazioni, perché la nostra avventura è davvero nuova. Abbiamo un candidato giovane ma allo stesso tempo esperto. Noi dobbiamo assolutamente riuscire a portare dalla nostra parte tutti i giovani della città che in questi anni Francesco ha sostenuto e con cui ha lavorato insieme, ma anche tutti gli altri genitori e nonni che vogliono dare un futuro ad Ancona e far smettere l'emigrazione di giovani altrove. E l'emigrazione in Italia è un problema, si parla di 1 milione di persone e anche Ancona è una città da cui si parte. E noi abbiamo la possibilità di invertire questa rotta. È veramente un'occasione, secondo me, fortunatissima e una congiunzione astrale avere una persona preparata come Francesco, che ha fatto il consigliere comunale, che conosce la macchina comunale e inoltre è un giurista, è un praticante avvocato, quindi anche gli strumenti per contrastare un altro avvocato che è la Mancinelli. Quindi stiamo parlando di una sfida tra principi del foro. Ci sono, e appunto, che non, siccome ad Ancona tendiamo sempre a livello raso terra, invece noi dobbiamo far sognare questa città con i piedi per terra. E vi dico che io vengo dall'organizzazione di appuntamenti culturali. Abbiamo fatto un festival di cortometraggi. Quando l'abbiamo iniziato, uno avrebbe detto: ma cosa ce ne frega dei cortometraggi, eccetera. Invece, proponendolo bene e in maniera capillare, con una comunicazione efficace e invasiva, come fanno tutti per far giungere dei messaggi, siamo arrivati a 5.000 spettatori, sale dove bisogna mandare via la gente. Secondo io sto vedendo che questo movimento sta aggregando sempre più persone e quindi se continuiamo così, se tutti ci impegniamo, veramente potrebbe essere il miracolo e avere una città davvero europea. Allora, i tempi sono stretti per fare il libretto, che è uno strumento che veramente, se riusciamo con le donazioni a far crescere il budget, potremo stampare molte più copie e dare veramente l'impressione di cosa stiamo facendo. Sono molto stretti, noi dobbiamo arrivare ad avere i candidati al consiglio comunale, in realtà oggi li dovremo avere quasi tutti, entro il 26 aprile le biografie, entro il 30 aprile chiudere il libretto per averlo il 10 aprile, perché noi con questo il 10 aprile si può fare. Sono tempi molto stretti, ma che prevedono quei classici ritardi, ok? Quindi sono già pensati, calcolando che ci vorrà qualche giorno in più, però ci ridobbiamo dare questi tempi perché altrimenti arriviamo troppo lunghi. Invece almeno un mese ci vuole per diffondere questi libretti. Grazie. Valerio è poeta inside e ci sente tutto. Quindi abbiamo Stefano ora. Stefano Cristiano. Dai, avvocato, un altro avvocato, dai. Ciao, io non sono il principe del forum, però. Un barone, esatto. Allora, intanto devo dire che condivido la soddisfazione e mi riaggancio alle parole di Valerio. Io non credo che ci sia in città un altro soggetto politico che è in grado di mettere su una cosa come questa di stamattina. E questo è il primo fatto. Il secondo fatto però che voglio evidenziare è che ci aspetta una campagna elettorale del tutto particolare e che
deve seguire dal mio punto di vista due direttrici. Una direttrice che va verso la prospettiva, cioè il fatto che per un'altra idea città anche dopo le elezioni continua a esistere, eccetera. E questo dal punto di vista del lavoro nei quartieri è l'elemento che va radicato in questo senso, vedo qui Stefano Tenenti, ma va radicato anche nel rapporto con le altre, come posso dire, realtà nostre sorelle. Penso alla lista civica di Falconara, con la quale necessariamente noi abbiamo, per ragioni come posso dire, territoriali e politiche, una fratellanza che non deve rimanere così, non utilizzata. Dall'altra parte abbiamo da affrontare una contingenza che è quella di questa campagna elettorale, che è molto pericolosa e molto subdola, perché noi dobbiamo smontare una narrazione, la narrazione della Mancinelli. La narrazione della Mancinelli, l'ho detto tante volte, ma lo ripeto ancora una volta perché mi sembra necessario, è molto semplice e arriva direttamente alle persone. Decido tutto io, se fa come dico io, e io faccio, non chiacchiero. Questo è quello che dice lei. E questa cosa arriva, ragazzi, è semplice. È evidente che noi invece abbiamo altre ambizioni, perché noi non dobbiamo, come dice lei, meritarci altri 5 anni. Noi dobbiamo meritare alla nostra città un futuro. È evidente che la cosa è molto diversa, no? Lei lavora per lei e dice io faccio, non chiacchiero. Noi invece vogliamo, tra virgolette, chiacchierare, perché vogliamo ragionare a lungo termine sul futuro di questa città. Ecco allora che il primo strumento che dobbiamo utilizzare in questa campagna elettorale è la nostra persona, è la nostra intelligenza nei rapporti con le persone che incontriamo, per smontare questa narrazione, per spiegare alle persone che in realtà le cose che lei dice di aver fatto sono chiacchiere e nella migliore delle ipotesi sono determinate da contingenze che oggi chiameremo fortunate ma che domani non si sa come finiranno, ovvero sia spendere i soldi delle cause Longarini per rifare gli asfalti con l'appello pendente, vediamo poi cosa succede, attenzione, ok? E nella migliore delle ipotesi sono conclusioni di operazioni che erano state promosse precedentemente e nella migliore delle ipotesi sempre cose che vanno dal monumento a Piazza Cavour, in una città che invece è grande come Los Angeles, passatemi il termine. Questi sono gli elementi. Le persone devono riuscire a distinguere la realtà dalla propaganda facile della Mancinelli. E questa è un'operazione difficile. È un'operazione che si fa sì con gli strumenti di propaganda, ma si fa soprattutto con... Ho sentito Katia usare questa parola che non appartiene alla mia tradizione, con la testimonianza, con la presenza diretta, con il coraggio di fare una cosa che oggi non va di moda, ovvero sia quando senti qualcuno parlare intervenire e dire ma di cosa stai parlando? Ovviamente con ognuno con i modi propri, non essendo contundenti non c'è bisogno che vi dico niente, però voglio dire avere questa capacità è oggi decisivo, perché tutto il resto che faremo andrà a impattare da una parte con l'inflazione della propaganda elettorale, dall'altra con la semplicità del linguaggio della Mancinelli, e qualche rischio lo corriamo. Se invece vogliamo, come possiamo avere successo, noi dovremo mettere in gioco noi stessi, sì nella sede, sì nel volantinaggio, sì nella, ho finito, sì nella presenza nel quartiere, ma soprattutto nella nostra vita quotidiana, nelle persone che incontriamo vivendo. Grazie. Allora, noi abbiamo adesso interventi di Tiziana Tosto e poi Paolo De Cecco e poi Sergio, sì, fai. Poi direi, ma se c'è qualcun altro che vuole intervenire, perché poi chiudiamo. Solo una domanda, due domande basta. Allora, velocissimo, mi volevo ricollegare a due cose. La prima, quella che ha detto prima Loretta, è vero che l'8 aprile non è una nostra iniziativa, ma io direi aprile, però io direi di inserirla invece, perché ad esempio io ho contatto con Loris Calcina, che è appunto il sindaco di Falconara, che è stato invitato a questa cosa. Candidata. Candidata. Candidata.
è un lapsus. Magari. Candidato sindaco, e, cioè, è un'iniziativa che è proposta da Trivelle Zero Marche, però io credo che i soggetti politici, e noi siamo uno di questi, che mette tra i temi principali l'ambiente, perché così, io credo che non può non essere presente con una, insomma, una piccola parte di noi, io ci sarò sicuramente. A tale proposito voglio dire che giovedì 29 alle 21 facciamo una riunione regionale, quindi ci saranno gruppi di tutta la regione, per decidere l'organizzazione di questa giornata, che sarà una passeggiata da Torrette a Falconara, sulla spiaggia, con volantini, striscioni e anche pulizia, già che ci siamo, della spiaggia. Quindi secondo me noi dobbiamo esserci, anche perché questa cosa delle trivelle io direi anche di cavalcarla, ma non per interesse, ma perché proprio ci interessa a noi, perché siamo una zona sismica e le tecniche introspettive di ricerca idrocarburi o gas con l'argan sono estremamente pericolose, quindi mettiamoci insomma tutti insieme per affrontare queste cose, perché da soli non andiamo da nessuna parte. E niente, fondamentalmente volevo dire solo questo. Grazie. Adesso abbiamo Paolo Di Cesco. Paolo, infatti. Allora, due proposte concrete molto semplici. Una, secondo me, per fare un'attività nei quartieri potremmo lanciare un'iniziativa, La mia idea di città, un indirizzo mail, La mia idea di città, aperto, ma anche con un bigliettino alla visita da consegnare, con l'indirizzo mail, chiedere un contributo da parte delle persone di quella che è l'idea di ognuno che possa contribuire ai nostri tavoli, alle nostre idee. La seconda cosa, a proposito di social media, che purtroppo lo vediamo a volte come un problema perché si utilizzano troppo, ma sfruttiamoli. Abbiamo parlato di Facebook come uno strumento su cui lavorare. Secondo me è vero, il libretto sicuramente è uno strumento importante, ma sarebbe molto utile secondo me realizzare dei filmati molto in modo economico, cioè diciamo, ma con il programma, perché oggi le persone, ma anche a me se capita di sentire una persona che in tempi brevi, non in modo... Tre minuti, spezzando il nostro programma in più filmati e facendoli girare su Facebook, secondo me si raggiungono molte persone, sì, e con una qualità, anche se riusciamo a farli senza, ripeto, un grande investimento economico, ma semplicemente trovando una forma, tra l'altro facendo partecipare, scusate, volti nuovi, ok? Abbiamo dei tavoli, abbiamo delle persone che hanno lavorato, coinvolgiamoli, ok? Cioè lavoriamoci in modo che sia una faccia nuova. Poi per quanto riguarda i territori, mentre non l'avevo fatto e lo sono diventato coordinatore di un tavolo, mi metto a disposizione per quanto riguarda il quartiere di Pietra la Croce, se poi ci sono altre persone, molto volentieri. Grazie Paolo. Adesso c'è Sergio che voleva intervenire. Oh, Zappino, me lo voglio perdere. Allora, Sergio e... chi era Sergio? Sergio Zampini, allora non vuole più intervenire, ha risposto, è stato esaustivo. Ok, allora c'è Mauro. Sì, anche Edoardo ci sono due domande, poi dopo si era prenotato anche... Patrizia, se ne parla. Patrizia, sì. Vero chi è? Io sono il 163esimo quando sono andato a prendere il badge qua fuori, proprio l'ultimo arrivato. E allora forse posso fargli la cartina di tornasole, perché mi sento ancora con un passo dentro e un passo fuori. Quindi voi che invece avete, diciamo, vissuto questa esperienza dall'inizio, sicuramente potete darmi una risposta, ma forse questa domanda che io faccio è una domanda che potrebbero fare le persone poi ai gazebo domani mattina. Allora, io vengo dalla sinistra e ho sempre vissuto questa esperienza. Purtroppo negli ultimi anni la sinistra ha sbagliato tanto da tutte le parti e molti sono finiti nel Movimento 5 Stelle. Ci credo o non ci credo, una rivoluzione dal basso, siamo d'accordo o non siamo d'accordo. Io negli ultimi anni ho votato il Movimento 5 Stelle, però sono di sinistra, l'ho sempre stato. Qui dentro tutti amici, abbiamo fatto tante battaglie insieme, lui lo sa, eccetera. Ok, allora la mia domanda è questa.
Qui si sta facendo tutta una campagna con la partecipazione dal basso, i tavoli, tutte cose che io condivido e ho dato il mio piccolo contributo. Ma si sta facendo questa battaglia per vincere. Facciamo un'ipotesi. Non si vince, non si arriva al ballottaggio. Perché se oggi guardate sul internet e digitate Ancona elezioni 2018, ci stanno dei sondaggi, ci stanno delle cose, dicono che molto probabilmente il ballottaggio sarà tra Mancini e le 5 Stelle. Allora, tutto questo lavoro che la sinistra ha sempre prodotto, pregevole, che viene dal basso, tutto questo lavoro che noi stiamo facendo, che è encomiabile, che fa parte dei tavoli, tutta questa cosa qua, dobbiamo per forza buttarlo via, perché noi siamo sempre i leoni che arrivano fino a un certo punto, facciamo il programma e poi o tutto o niente. Allora io vi chiedo, abbiamo fatto i tavoli, abbiamo investito delle ore, qui è stata detta una cosa importante, ragazzi, non è che fare una campagna significa ok, oggi, presente, domani, significa impegno. Per avere questo impegno io ci devo credere. Allora io vorrei che qualcuno di voi mi convincesse, e lo faccio con provocazione ovviamente, no? Mi convincesse per dire perché tutto questo impegno, in funzione del fatto che magari domani non si vince. E allora, se domani non si vince, io vorrei capire qual è il piano B. La buttiamo via questa cosa, oppure c'è un dialogo possibile con i 5 Stelle, o c'è un dialogo possibile con la Mancinelli? Non credo con la Mancinelli, visto che siamo stati sempre tutti all'opposizione. Allora, visto e considerato che domani molto probabilmente ci sarà questa scelta, se noi arriviamo all'ultimo momento avendo detto perché noi, non avendo parlato con loro, alla fine sarà un discorso che, se per caso ci andiamo a proporre, sembrerebbe quello di andare a chiedere delle poltrone. Se invece adesso, come noi abbiamo sempre fatto nel discorso di partecipazione, andiamo a parlare con i ragazzi degli aventi piuttosto che, ma consideriamo il Movimento 5 Stelle come un movimento che sul territorio di Ancona è niente, perché sono 5 persone, ma a livello nazionale hanno cavalcato un'onda. Allora, cercare di capire, noi siamo la forza del territorio, voi siete la forza della rottura. Possibile che non si possa parlare insieme? Noi ci abbiamo un tavolo, ci abbiamo tutta questa cosa che viene dall'associazionismo. È possibile che tutta questa roba a voi non interessi? Se voi questo discorso lo fate prima, può essere un'apertura. Magari loro dicono no, perché tanto abbiamo già vinto, sulla carta abbiamo già vinto, che ci frega. Però invece forse no, perché se noi lo diciamo prima, senza chiedere niente in cambio, ma come proprio partecipazione reciproca, magari questo apre a qualcosa. Se lo facciamo dopo, sembrerebbe andare a chiedere poltrone. Però in realtà, io non sono un esperto di politica, però in realtà, se poi si dovesse verificare una situazione dove loro stanno pelo pelo 25-25, perché questa sarà la prospettiva, il fatto di avere un movimento come il nostro che viene dal basso, che magari porta un 10%, potrebbe portarci ad avere un governo con i 5 Stelle, dove finalmente la sinistra si infiltra nei 5 Stelle e gli dà un po' di coglioni a sta gente che, no? Così? Gli dà un po' di palle, nel senso dal punto di vista intellettuale di base, e magari si può pensare a un percorso. Capisco che è un tema difficilissimo, delicatissimo, aprirà discussioni, c'ho i miei amici, compagni con i quali sono stato, con i comunisti italiani, che quando dici Movimento 5 Stelle gli prende i brividi dentro, va bene, però ragazzi questa è la realtà. Allora, se io devo impegnare 20 giorni del mio tempo per andare a fare una battaglia dove so che tanto comunque prenderò il 3%, voglio dire l'1% simbolico come è stato per potere al popolo, francamente vi dico, molte persone l'abbiamo già vissute queste cose. Se invece viene contemplato un piano B e mi convincete del fatto che questo piano B è praticabile tutto, magari come convincete me potrete convincere tante altre persone. Ho fatto un intervento di rottura, scusate, però forse andrà. A parte che puntiamo ad andarci noi al ballottaggio, però adesso allora io ho altri interventi, però l'ultimo sarà quello di Riccardo Picciafuoco. E adesso abbiamo le due domande di Edoardo Mentrasti. Dal posto. Le domande sono queste. No. Io non ho affrontato né nodi politici, tantomeno come nemmeno quelli programmatici, perché sto stato all'ordine del giorno. Però la domanda è: quando noi
avendo chiuso i tavoli di elaborazione, faremo una discussione approfondita non tanto sull'insieme del programma, quanto sugli assi comunicativi e sulle priorità, cioè 3-4 progetti priorità contro la Mancinelli, per esempio, e per la proposta nostra di città, perché questo è decisivo ai fini della nostra individuazione immediata all'esterno. Prima domanda, quindi quando ci sarà il momento della discussione a fondo e la estrinsecazione di queste priorità, perché solo con queste priorità noi ci faremo riconoscere precisamente all'esterno. Prima domanda è questa, quindi quando? La seconda è, io sono un po' preoccupato del libretto, perché non, devo ancora capire che cos'è il libretto. Se il libretto è 15 paginette, 32, ecco, quindi è una roba che riguarda solo appunto 2000 persone, quelli che capiscono, quelli che leggono e quelli che hanno bisogno di. Io invece propongo un'altra cosa oltre a quella. Quella va bene, due pagine, 4 facciate, estrema sintesi, 40.000 pezzi. L'abbiamo quindi già... non facciamo 40.000 pezzi del libretto. Il libretto c'ha 2-3.000 pezzi, il volantone c'ha 40.000 pezzi. In modo che sia chiaro, questa è la domanda che attende una risposta. Allora, risponde Katia? No, rispondo alla fine. Adesso mi sembra il caso. Allora, adesso abbiamo Ruggero. Dunque, volevo dire due cose. Prima, noi sicuramente con queste iniziative che si sono fatte sono intervenute nuove forze, ci si sta allargando eccetera, però vorrei anche ricordare che rispetto a quando siamo partiti e abbiamo cominciato a lavorare ci sono state anche delle sottrazioni, c'è qualcuno che diciamo non c'è. Direi di non dare per scontato questa assenza, di provare a recuperare un rapporto, perché noi siamo partiti con una lista politica e civica che rappresenta, diciamo, la sinistra anconetana in senso largo e in senso, diciamo, forte anche programmatico. Quindi su questo terreno opererei, diciamo, senza compiacimento e autosufficienza. La seconda cosa è che noi siamo, in quanto movimento politico e civico di Ancona, non siamo un movimento politico che deve intervenire sulle questioni di altri comuni. Qui è venuto fuori di appoggiare una candidatura a sindaco di Falconara, ma a Falconara ci sono più liste di sinistra. Secondo me sarebbe un errore inopportuno, diciamo, scegliere noi chi è il candidato lì migliore che devono sostenere i falconaresi, lo decideranno i falconaresi. Noi dobbiamo allargare il nostro fronte il più possibile per concentrare su questo, diciamo, il nostro lavoro e il nostro risultato. Dopo Katia, vuoi fare una precisazione sul discorso dei rapporti con altre forze? E adesso c'è Patrizia Talevi. Io sono molto pragmatica perché insomma non... allora, rispetto al ragionamento che faceva il signore Mauro, lo trovo d'accordo perché è bagno di realtà, sinceramente è bagno di realtà. Quindi io credo che abbia senso il fatto di avere dei contatti con chi pensiamo sono le forze vincenti, senza partire poi dal presupposto che noi siamo perdenti, perché questo secondo me basta il nostro livello anche di passione, entusiasmo ed aderenza. L'altra cosa, per quanto riguarda la comunicazione, allora, io nel mio piccolo mi sono sempre occupata per iniziative varie culturali di tutt'altro ambito scientifico che ho organizzato, che hanno avuto estremo successo per la sinteticità della comunicazione. Cioè, io non sono un'esperta, però sono una persona che cosa vorrei leggere, cosa vorrei vedere, cosa vorrei, no, sentire. Quindi la comunicazione deve essere fatta di parole chiave, estremamente sintetica. Se poi dei volantini più particolareggiati dove c'è il programma di quelli che vogliono leggere, che vogliono approfondire, sono d'accordo. Però alla massa, secondo me, devono arrivare delle parole chiave del tipo
territorio, ambiente, sicurezza, sicurezza delle strade, eccetera, eccetera. Adesso ho fatto un esempio. Quindi sulla comunicazione sarei estremamente essenziale. Oh, poi direi che mi veniva, io ho partecipato alla campagna dei Verdi perché al tempo sono stata candidata nei Verdi nel 88, quindi figuriamoci, però mi ricordo il modo molto eclettico di comunicare, chiaramente era una comunicazione verso l'ambiente, però per dire la biciclettata, cioè abbiamo una bicicletta di quelle lunghe con un carrello con tutti i simboli, no? Che fa molta, crea molta tensione, cioè utilizzare tutto ciò che crea molta tensione, si fa una festa, si faranno degli aquiloni con il simbolo di città che vola, che... ecco, quindi darei largo un po' spazio alla fantasia, oltre che ovviamente, io dico, non sono capace di altre analisi, la mia analisi è molto semplice e pragmatica, grazie. Ci sono due interventi, dopo devo dare due risposte. Velocissima, una cosa. Zampini faceva, sono 30 secondi, rispetto all'utilizzo di sistema radiofonico e televisivo, allora secondo me non è da, è una cosa che non scarterei. Mi sono informata sui costi, perché qualcuno l'ha fatto per altro motivo, e per 15 giorni che potrebbero essere nel cuore della campagna elettorale, dunque mi pare sui 6 passaggi televisivi, chiaramente nella radio locale, 20 passaggi radiofonici al giorno, sono costati su 500 euro, però a fini commerciali, probabilmente ha un costo diverso per la campagna elettorale, quindi no è gli stessi. Euro 500? Sui 500 euro, però è una cifra più precisa, l'avrò fra qualche ora, insomma, okay. Quindi non lo escluderei. Dopo c'è, grazie. Carlo. Grazie. Dopo ti rispondo. Allora, io intanto sono Carlo Cattarelli. Tu mi sei testimone, io 5 anni fa sono stato tra i fondatori della lista 5 Stelle. E sono stato io che andai a chiamare Allegati per farlo fare candidato un sindaco, però quello che stiamo facendo noi questa sera lo avevamo fatto noi quella volta, una cosa dal passo, qua sembra eccetera, se non che poi c'è stato un patto di tornazione tradito dal candidato che era consigliere comunale, per cui dopo una serie di assemblee fatte e patti traditi, io credo con queste persone non mi troverei a mio agio. Adesso questo per quanto riguarda me, però per voi non lo so, però per me queste sono persone che non hanno mantenuto fede al patto stretto insieme. Si era detto di tornare, tu Katia lo sai, si era detto di fare delle assemblee trasparenti, invece hanno cominciato a fare assemblee segrete, invitando solo alcuni, per cui con questo metodo sono rimasti in poche persone, ma sul territorio nessuno li considera, cioè stimabili, quindi io con questo genere di persone non ritengo opportuno intavolare nessun dialogo, però ritengo importante realizzare 3 minuti di video, perché è importante stare sui social. A noi ci fece il video Stefano Stefanelli, penso che se glielo chiediamo è giù, Stefano, ah bravo, Stefano, ti ricordi? Ecco, non dico, quindi se io ti propongo a farci 2 o 3 minuti di video, grazie. Allora, infatti, Riccardo Pizzafuoco farà l'ultimo intervento, chiudiamo perché altrimenti veramente stiamo sforando e mi spiace adesso per altre persone che hanno chiesto di parlare, ma siamo fuori tempi massimi. No. Rapidissimamente, 3 cose. Una, siccome sono il responsabile del programma, quindi che coordino tutti i tavoli, vi dico la necessità assoluta sia in vista del volantone sia in vista del libretto, che non sono 2 cose che ovviamente non stanno insieme, anzi devono stare insieme, bisogna che, ho già detto l'altra riunione
diciamo, dei tavoli congiunti. Ho bisogno che ogni gruppo diciamo, enuclei all'interno del proprio progetto, programma, quelle che sono le parole chiave con le azioni, quindi il valore, la parola chiave, faccio un esempio, efficienza, trasparenza, partecipazione, sono valori che non sono ovviamente contrattabili con nessuno, ma poi bisogna tradurli in azioni. Quindi nel volantone ci starà: noi siamo per la partecipazione, ma come la facciamo? A, B, C, D, A, ok? Comitati territoriali che decidono, deliberanti e non solo consultivi. Questa è la nostra forza, no? Che la partecipazione poi diventa concretezza, diventa decisione. Questo, quindi, lo dico, entro il 13 aprile noi dobbiamo chiudere il lavoro del progetto, del programma, ok? Poi naturalmente c'è la discussione dentro i quartieri, e qui devono venire fuori i responsabili dei quartieri territoriali. Qui vengo alla comunicazione. La comunicazione si farà certo attraverso il volantino, il volantone, il 6x3, tutto quello che volete, ovviamente la pagina Facebook per i giovani che attira tantissimo, ma la comunicazione avviene anche nella maniera, io sono un po' antico su questo, tradizionale, incontrando le persone, perché le persone non sanno che esistiamo. Quindi la cosa importante, io mi sono accorto dando percorso Mazzini e corso Garibaldi domenica scorsa, sabato scorso, mi sono accorto che ma non sappiamo che esistete, bisogna che ci dite chi siete. Quindi per fortuna abbiamo un logo bellissimo che sta piacendo tantissimo, che è evocativo di una marea di cose, quindi ci fanno i complimenti per questa roba. Voglio dire, allora dobbiamo utilizzare questo logo per farci conoscere, perché significa la nostra radice, la nostra identità, ma questo dinamismo che parte dalla storia e diventa progetto, diventa coinvolgimento in questa spirale straordinaria che ci porta fuori e ci porta in una città diversa, lontana, come qualcuno ha detto. Noi abbiamo un progetto lontano, abbiamo un progetto di orizzonte. Noi dobbiamo spiegare che non è ancora di domani mattina, perché le buche si devono chiudere. Viva Dio, non è possibile pensare che sia una cosa straordinaria fare degli asfalti, ok? Perché se 600 km di strade, scusate, mi faccio prendere la mano anche dal tecnico, 600 km di strade si fanno 60 km all'anno, dopo 10 anni ricominci, ma certo che se c'hai 500 km di buche c'è un problema a chiuderle tutte, e lo vedete cosa sta accadendo, no? Si chiudono, si fanno gli asfalti e poi ci sono le buche un'altra volta. Allora, torno calmo e tranquillo per dire l'ultima cosa. Questa mattina però bisogna anche decidere, quindi la rappresentanza nei quartieri, ripeto, ma anche se questa benedetta sede al centro, e ritorno lì, la vogliamo o non la vogliamo. Allora, io rispetto, ho visto il budget, io lo ritengo molto pessimistico, io ve lo dico, Katia, te lo dico, sono molto più ottimista di te sulle risorse che noi abbiamo. Perché? Perché là, in quelli 8.000 e rotti euro, c'è zero sulla questione aderenti, cioè quelli che hanno firmato l'appello, lì c'è zero. Possibile che di 160 persone non tiriamo via 10 euro per uno? Dove l'hai messo, Steve? La spalmati. Non lo so dove l'hai messa, sono non lo so, fammele vedere, allora mi hai convinto, ma io credo che 20 euro per 160 persone sono 3.200 euro, non l'ho visto in questi 3.200. Non è che la mancanza è che finché non c'è so io non le metto a base. Allora, una due risposte. Allora, una è Edoardo, allora, e forse anche così per condividerlo con tutta l'assemblea. Dunque, non ci sarà, questo mettiamocelo in testa, non ci sarà un momento in cui noi avremo il pacchetto programma chiuso, questo per scelta, perché noi abbiamo intavolato un percorso dove ci sono dei tavoli di lavoro che sono permanenti, cioè non è che hanno una data di fine, perché i tavoli di lavoro continueranno a riunirsi anche quando noi chiuderemo per la pubblicazione del libretto, del volantino, quindi continueranno a lavorare.
quindi il lavoro è continuo, è permanente, non c'è una parola fine. Ci siamo dati come scadenza il 13 di aprile, quindi che cosa vorrà dire? Come ha detto Riccardo adesso, il 13 di aprile si ritireranno le somme rispetto a quello che è stato elaborato fino adesso e poi Riccardo, in quanto coordinatore, no, di tutti i tavoli di lavoro, tirerà fuori quelli che sono gli elementi salienti. Allora, la proposta invece che non avevamo ancora comunicato, ma che penso si possa decidere tutti insieme, è quello di provare a fare un'assemblea tutti insieme il 14 di aprile, un sabato, non deve essere lunghissima, è solo per guardarci in faccia e stabilire insieme che concordiamo magari quelle che sono le priorità che sono emerse da ciascun tavolo. Questo è un momento dove possiamo socializzare, cioè mentre ciascuno di noi lavora all'interno dei propri tavoli di lavoro, che poi continueranno a lavorare, quello è il momento dove socializziamo e discutiamo sulle priorità. Questa è una cosa che possiamo fare. Un'altra cosa che invece volevo dire è che parallelamente al lavoro dei tavoli c'è un'attenzione che è il tentativo di creare una sorta di raccoglitore delle parole chiave che caratterizzano quello che è il nostro percorso. E in parte le accennate Riccardo, no, quando parlava di trasparenza, di legalità, di partecipazione. E quindi c'è un processo che abbiamo già iniziato che va a tentare di raccogliere quelle che sono tutte le cose che stanno emergendo sia all'interno dei tavoli di lavoro, sia in sede assembleare, sia delle proposte che arrivano dal basso, dalle persone che spontaneamente scrivono o che si sentono, no, di voler apportare. C'è una sintesi di questo lavoro che andrà a completare poi quello che i tavoli stanno facendo. Quindi se siamo d'accordo tutti insieme, decidiamolo, no, in maniera collettiva, il 14 d'aprile, sabato pomeriggio, un paio d'ore, due ore e mezzo, come un'assemblea come abbiamo fatto quelle delle altre volte, ci vediamo e concordiamo se effettivamente concordiamo nelle priorità del programma, va bene? Ok, quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa invece era la domanda che era stata sollevata sulle alleanze e la possibilità di dialogare. A Ruggero. Allora, Ruggero Giacomini metteva in evidenza che ci sono delle assenze. Allora, le assenze sono di diverso tipo. Ci sono persone del mondo dell'associazionismo che sono venute al primo incontro e non sono più venute, cioè al secondo incontro non sono più venute, così come sono venute all'incontro di dicembre alcune persone che rappresentano forze politiche che poi non hanno più frequentato il percorso. Vi diciamo quello che è stato fatto fino adesso e che cosa c'è in programma per la prossima settimana. Allora, questa assemblea aveva dato il mandato politico ai portavoce, in particolare al candidato sindaco nel momento in cui è stato individuato nella figura di Francesco Rubini, di verificare la possibilità di interloquire. È stato fatto, solamente due sulle tre forze politiche che abbiamo in qualche modo invitato hanno risposto e la prossima settimana incontreremo i ragazzi di A2O e un'altra associazione che si chiama Voi con Noi. Ora, abbiamo fatto questa richiesta di incontro anche con i compagni di Leo, di Liberi Uguali, che però ad oggi non hanno risposto. Di conseguenza è chiaro che non è che ci si ferma, però cioè, andremo avanti. Non abbiamo, onestamente Mauro, ancora immaginato una strategia d'approccio con altre forze, ma questo qui verrà sicuramente da sollecitazioni dell'assemblea o man mano nel percorso. Ad oggi, siccome non ci sono, cioè mentre con gli altri è un percorso di incontro che prosegue da mesi, buongiorno, ciao, che prosegue da mesi, con la forza 5 Stelle non è mai emersa la possibilità di un confronto né da parte di questo percorso né da parte del loro, per cui insomma, se in qualche modo ci saranno le occasioni o c'è un mandato specifico dell'assemblea, in questo senso se ne potrà parlare. L'unica cosa e che in questo momento non era un punto all'ordine del giorno, quindi magari non ci si è preparati anche come interventi, oppure alcuni di noi, io per esempio avrei delle cose da dire ma non intervengo perché non ci sono i tempi per farlo, quindi magari dedichiamo un'assemblea apposita a questo tipo di attenzione e ne riparliamo insieme confrontandoci nello specifico, ok? Allora, va bene, dunque, quindi le forze le abbiamo interpellate, due ci hanno risposto, l'altra no, e continueremo evidentemente. Domandina interna, non ha risposto Leo, ma non ha risposto MDP o Leo? Guarda, l'invito è stato fatto ai Liberi Uguali, ok?
qui non hanno risposto nessuno delle due, quindi noi l'abbiamo fatto direttamente a Luca Bonventi, che è il responsabile, e quindi in questo momento siamo in attesa. Dopo c'è Francesco che potrà aggiornarci, però in questo momento a me preme procedere per quella che è un po' la composizione. Noi abbiamo adesso, quindi vi prego di resistere, perché abbiamo due impegni. Allora, il primo, vorremmo uscire da qui con i referenti di quartiere e delle frazioni che si incaricano di seguire i percorsi nel territorio. Il che cosa vuol dire? Che devono essere dei martiri da soli? No, ma che faremo riferimento a loro su gruppi che poi si potranno creare intorno a queste persone, ok? La seconda cosa invece, che invece è assolutamente importante perché dirimente rispetto alla lista, sono le candidature. Quindi vorremmo prima discutere i criteri, presentare quella che è una prima rosa di disponibilità, si parla di rosa, non di individuazione definitiva, una prima rosa, sottoporla all'assemblea e lasciare all'assemblea il compito di riempire questa rosa, ok? Quindi se andiamo con ordine, se non ci sono altre cose, procederei e parlerei appunto. Sì. Stavo andando. Okay. Nelle cose da decidere, quindi abbiamo tre cose: deliberare la sede, deliberare il conto economico finanziario con eventualmente le aggiunte che sono state evidenziate e approvare l'intera campagna elettorale con le aggiunte che sono state proposte da chi ha fatto gli interventi. Allora andiamo con ora.